vita vissuta ora, a di gente che non sa più che far l'amore. E ti dico la malinconia, e ti vivere in peggioria, e del tempo grigio che ci porta via. Io ti racconto la mia vita, è il mio passato, il mio presente, anche se a te lo so, non importa niente. Fatte di angoscia più comune, vita e tormenti di alle persone strane, e di domeniche feroci, abbassate ad ascoltare le voci di amici reclutati in pizzeria. E io ti racconto tanta gente che vive e non capisce niente, alla ricerca di una compagnia. Questa che finisce male, alle falsità di una città industriale. E io ti racconto il sogno strano di inseguire con la mano a un orizzonte sempre più lontano. Io ti racconto la nevrosi di vivere con gli occhi chiusi alla ricerca di un po' d'allegria. Thank you.
Intanto grazie per essere venuti. Volevamo iniziare questa stagione con un concerto di grande interesse. Intanto finalmente penso che abbiamo trovato il posto giusto dopo tanto peregrinare, dove possiamo con grande tranquillità e in un panorama eccezionale poter sviluppare, diciamo, i nostri eventi estivi. Che dire, la serata di stasera parte, diciamo, il dovuto ringraziamento e apprezzamento per il gruppo che si è appena esibito, il gruppo Folk di Cesare, che è composto da giovani della nostra terra che continuano con grande impegno in una ricerca anche di, come si diceva un tempo, di canzone civile, cioè su temi di grande attualità, su temi che toccano sicuramente le nostre coscienze. Come sapete, il parco cerca in ogni modo di favorire e di promuovere i giovani, le realtà intellettuali locali, quindi ci ha fatto piacere ospitarli e speriamo che ci possa anche essere un nuovo incontro con loro per avere modo di ascoltare tutto il loro repertorio. La serata di stasera comunque penso sia assolutamente impreziosita dalla presenza di Claudio Lolli. Devo per questo ringraziare sicuramente l'associazione Aspettando Godot, ma anche coloro del parco che si sono occupati dell'organizzazione con grande passione, con grande tenacia e grande entusiasmo. Primo fra tutti il dottore Presti, a cui vi prego, diciamo, di rivolgere un applauso perché ce la merita. Lui, insieme a tutti i colleghi del suo staff, dal Molisce alle Aggebbia, a Marco Falsone, a Emanuele Simonaro, a Patrizia Alfano, e scusate se dimentico qualcuno. La collocazione di questa serata è all'interno di un percorso che stiamo facendo intorno alla poesia contemporanea. Come sapete, abbiamo avuto modo, anche con la collaborazione con Antonio Presti, di ospitare grandi poeti italiani e non solo. Voglio citare Antonella Nedda, Josephine Pace, Biagio Guerrera e tantissimi altri. Questa sera abbiamo oltre che un cantautore, un grande poeta, che è appunto Claudio Lolli, che per la mia generazione essenzialmente costituisce un riferimento importante, una sorta di le sue canzoni, le sue poesie sono state nella mia fase adolescenziale, come penso per molti di voi stasera, una sorta di romanzo di formazione che non si limitava naturalmente a trattare temi politici come di moda era in quel periodo, ma con un linguaggio asciutto, secco, molto semplice volendo, riusciva a darci grandi emozioni sui temi per esempio dell'amicizia o ci poneva, diciamo, a grandi riflessioni, soprattutto mi riferisco, diciamo, alla mia esperienza personale in una fase di formazione sui temi della tolleranza, sui temi dell'impegno, sui temi della condivisione. E quindi, come dire, stasera è una sorta di riunione di compagni di scuola, insomma, che da tanto tempo non si vedono e che hanno piacere di rivedersi, di riascoltarsi e di capire a che punto sono della loro vita.
Io per questo ringrazio immensamente Claudio Lolli che ha accettato di essere qui e spero che questa sia anche per lui una esperienza importante per la sua vita. Grazie a tutti e buon ascolto. Quello che hai sprecato, quello che hai chiuso
quello di te che hai aperto. Voglia di vivere nel suo tratto scoperto, e in un viaggio ti capiterà. Cose che passano, non ti contare, non riuscirai a trattenere un giorno. Di più, le cose che passano, vestiti stretti, amori che hanno disfatto i letti, che hanno raccolto i semi e la sterilità di una voglia di vivere che è già nostalgia. Entra in un'altra galleria. Grazie mille, ringraziamo anche il ragazzo, lui dice la mia generazione, ma è anche la mia, siamo sempre ragazzi, che ha introdotto con delle parole quasi commoventi, ci stavamo mettendo a piangere là dietro, credetemi, e questa esibizione. E l'abbiamo cominciata questa canzone che anche lei, la sua età, quindi anche lei è una ragazza. Ma ormai sapete, con quello che riguarda la mia produzione, si parla sempre di decenni, vent'anni fa, anche stasera molti simpatici amici sono venuti a trovarmi, ti ricordi? Ci siamo incontrati 20 anni fa in quel... Ma, francamente no, ci credo. E quindi questo viaggio, il titolo della canzone era Viaggio, questo viaggio nella mia produzione per portarvi ad ascoltare un po' le varie tappe, non nel senso che ci sia una progressione, però i vari momenti di questa cosa. E quindi a questo punto possiamo cominciare. Sulla fine degli anni 60 che non riesce a dormire, non ci riuscirà mai. Cosa può fare? Una delle prime radioline portatili, una cuffietta improbabile e ascolta, ma nessuno trasmette. Suoni in onde corte che vanno e vengono, lingue incomprensibili, verso le 6 di mattina finalmente le trombe di Radio Tirana. Ma è troppo tardi, bisogna alzarsi e andare a scuola, a quell'inutile scuola.
frequenze. Provate ad immaginare, solo qualche anno dopo, lo stesso ragazzo, un po' cresciuto, con la stessa radio e una cuffia un po' migliore, che girando la magica rotellina della sintonia trova un modo che trasmette, che ha voglia di trasmettere, mille radio libere, radio Alice, che sembra parlino di lui e che lo chiamino, lo invitino a parlare ad altri. Una iniezione straordinaria di energia. Oggi niente di tutto ciò, oggi l'inferno. Nelle ultime male bolge Dante metteva i seminatori di zizzania, i fomentatori di odio, i dispensatori di disamore. Sintonizzatevi su Radio Padania Libera. Direte benissimo, se ancora non lo avete capito, cos'è l'odio moderno, contemporaneo, cos'è la nostra colonna sonora infame. Frequenze. E questo spettacolo sostanzialmente antileghista e passionale vuole essere proprio questo, un anticorpo politico, erotico contro il normale odio oggi diffuso tra gli esseri umani di qualsiasi razza, sesso, colore. Sarà banale, evangelico, ecumenico ed ingenuo, ma forse non parlare d'amore oggi può avere una valenza eversiva. L'amore oggi è merce preziosa e rara, e noi vogliamo esserne i rapinatori per donarlo ai poveri e ricattare i ricchi. Con amore, lo so. Perché poi le frequenze sono soprattutto le frequenze del cuore. Grazie mille. Noi facciamo questa lettura all'inizio, anche perché, come avrete visto, i ragazzi si divertono molto a fare un gran casino, suonare di qua, suonare di là, fare delle cose. Un caos che può sembrare organizzato e che invece non lo è nemmeno. Però amore, dicevo, sì, parliamo un po' d'amore. Adesso vi facciamo sentire qualche canzone d'amore. La prima, sempre, si parla sempre degli anni 70. Dopo apriremo questo discorso. Che cosa ci avevamo di così magico questi anni 70? Secondo me ancora nessuno lo ha capito. E proveremo a parlarvene. Però c'è una cosa che devo dirvi. Prima, nel nostro camerino è venuto un signore che ha una certa età, come me del resto, che mi ha detto: tu c'hai questa fama di vecchio comunista, ce ne faremo una ragione.
Allora, in questo concerto dedicato espressamente a Ludovico, alla sua fidanzata, che mi ha fatto oggi un grandissimo favore, proprio per questo volevo raccontarvi questa cosa, molto breve. Quelle dopo non sono brevi, Preparatevi, rilassatevi, qui ci stiamo un bel po'. Una poesia molto breve, sono due versi, di un poeta prestato alla politica, si chiama Pietro Ingrao. La poesia fa così: pensammo una torre, scalammo nella polvere. Penso che sia una sintesi ineccepibile. Però vi dico anche una cosa, proviamo a cambiare il verbo, no? A togliere questa austerità del passato remoto, che cosa possiamo sostituire? Passato prossimo no, è banale. L'imperfetto no, scusate, ma è imperfetto già di se stesso. Il futuro no, perché mi ha già dato, detto come ho detto, troppe fregature, quindi basta. Che cosa rimane? Il presente. Pensiamo una torre e scaviamo nella polvere. C'è un problema però, un problema linguistico. Non è una lezione di italiano, tranquilli, finisce entro 30 secondi. Che indica l'imperativo e si usa nella lingua italiana solamente la seconda persona, singolare e plurale. Ma non va bene. E nelle altre persone che cosa proviamo a sostituire? Un congiuntivo detto esortativo. Una cosa per esempio che i miei studenti non hanno mai capito, però è così. Allora, va bene, pensiamo una torre e scaviamo nella polvere, ma questo cos'è? È un presente indicativo o un congiuntivo esortativo? Alla fine del concerto ognuno di voi deve venire qui e dirmi cosa ne pensa. E poi facciamo una conta e vediamo chi ha vinto. Adesso un po' d'amore. Scusate, fa sempre così perché prende delle medicine prima di suonare che gli danno questo nervosismo per cui si deve muovere in qualunque modo, ma non è niente comunque, suona benino. Credo di avere provato l'amore almeno una volta. È stato un brivido di buio in una stanza d'affitto. È stato il fondo di una morte felice. E la disperata allegria di non servire a niente. E lacrime e risate. E l'intenso di carezze più pure. E io credo di aver provato l'amore almeno una volta, e con una donna travolta da corrente di fiume. La bianca e moribonda come una prima comunione, la libera buia come i miei occhi tra le dita, è feroce e dolorosa, ma è come la rabbia dell'inferno. Credo per un amore così non ci sia che una volta, perché allora che il buio si scava la sua ultima tana, e la confessione di pana le paure di sempre, e in un interminabile abbraccio alle donne di fiume.
nella sua corrente di vita e di stanchezza. E io credo che un amore così sia negato ai beati, è perché la fiamma di un fuoco ma che tramanda alla morte, è perché i beati non sanno le stanze da affitto, hanno paura del buio e delle parole, è perché le donne a di fiume non sono mai beate. Credo che un amore così non si perda per strada agli occhi degli altri, per quanto ti frughino non sanno capire che la dolcezza preziosa che nascondi tra i denti è la ridicola e meravigliosa discesa di un uomo che impara non morire da solo. Sorta di tradizionale introduzione. Prima si è parlato addirittura di Bildung Roman, ringrazio ancora che l'ha detto, il romanzo di formazione. Qui siamo in una situazione diversa, la situazione è questa, siamo appunto nei magici inspiegabili anni 70 e sempre nel problema del indicativo presente o congiuntivo esortativo. Allora è vero, un'età meravigliosa, secondo me. Non tutti sono d'accordo, soprattutto giudici e giornalisti, ma è lo stesso, ce ne facciamo una ragione anche di questo. E esperienze varie, tutte interessanti e a volte anche estreme. Allora, l'amore che si racconta qui è rivolto ad una ragazza che appunto è indirizzata verso queste esperienze estreme e si trova un po', secondo noi, i suoi amici, sull'orlo di un baratro. E infatti il titolo della canzone è Da Zero e Dintorni, proprio la zona in cui secondo noi lei si trovava, zero, lì vicino. E le chiediamo se per caso non avesse voglia di tornare. Di tornare indietro da noi. Ho avviso il gentile pubblico di una cosa. In questa canzone è citata 13 volte la parola compagna, che non so, mi dicono alcuni che non si può più dire. Una volta in Abruzzo, ti ricordi, Pa? Abruzzo, che è la sua terra, era
una terra bellissima, che sì, io non ci vivrei. Metà del pubblico, quando ho detto questa cosa, si è alzata e se n'è andata. Anche se, guardate, che la provenienza di questa parola è evangelica, viene da comparso, mangiare il pane con qualcuno, condividere il pane con qualcuno. Comunque, da quella volta io ho imparato ad avvertire il mio pubblico. Se questo potesse infastidirvi, 5 minuti, andate a fumare una sigaretta, non c'è veramente nessun problema. Se non vi infastidisce, allora ve la beccate. La sua punta o verso le olio liberi e con un sole scenograficamente corretto e anche pulito, lasciandoti alle spalle l'odore acido dei giorni e in cui devi filtrare il tuo senso come te e il carico gravoso delle nuvole. Dopo fratello in cui nascondi tuo padre e tuo figlio, l'amore che non hai, ti viene mai, ti viene mai. Senza sigarette, ma anche senza la fretta assurda della nuova metropolitana e senza il bisogno di sentirti naufragare in quell'isola lontana. E tutte le volte che ti guardi fare l'amore con un occhio la voglia in quell'altro, la rabbia e il dolore è con quel cane randaccio che ho bastonato stamattina sulla strada. Il randaggio di tuo marito che ti viene con vai, ti viene mai, ti viene mai. Su quella strada battuta dai sassi, dai venti e dagli sputi del potere, quella strada che in sogno avevi creduto di vedere o di avere almeno immaginato. E quel giorno che sei arrivata fino davanti alla mia porta con la tua sciarpa rossa in mano e i cioccolatini tra i denti, talmente sbriciolate da sembrare persino i nostri migratori contenti di ansia, con le tue zanghere su cui non riesci mai a volare. Ti viene mai la voglia di tornare? Scusatemi, però io devo anche parlare di qualche cos'altro, perché
sull'amore ci torniamo dopo, verso le 2, 2 e mezza. E devo parlare anche di qualche cos'altro, perché stasera ho incontrato molta gente che dice che mi segue da molti anni, allora io devo qualche spiegazione. Nel senso che nella mia produzione, diciamo così, mi sono occupato molto di quella che genericamente si chiama politica, no? E allora bisogna che io vi spieghi qualche cosa. E qui il discorso diventa un po' doloroso. Diventa un po' doloroso perché io, per farvi sentire la canzone che segue, devo contraddire il pensiero e la parola di un grande, con il quale non voglio assolutamente paragonarmi, sia chiaro, ci mancherebbe, però, compagno Mao, oh, hai detto poco. Compagno Mao che cosa diceva? Si banalizza, naturalmente, si sintetizza. Se ci sono ancora dei maoisti, dopo possiamo fare una discussione. Ah, ma forse non ve l'ho detto ancora questo, dopo il concerto c'è il dibattito. Quindi, è il dibattito sì, stasera, è nel contratto. Nessuno di voi può uscire di qui senza il dibattito. Quindi possiamo anche dialogare dopo. Però che cosa diceva Mao? Ripeto, sintetizzo in modo molto banale. Il potere nasce dalla canna del fucile. Siamo così sicuri, almeno che oggi il potere nasce dalla canna del fucile. Io direi che il potere nasce invece dalla parola, dalle parole, dalla comunicazione. E se mi permettete, ci voltiamo indietro un attimo agli ultimi 20 anni della storia di questo meraviglioso e disgraziato paese. Ci stiamo. E allora come si fa a ribellarsi? La storia di questo. Un ragazzo che, come me, amava i Beatles e Rolling Stone, ma anche che condivideva questo, decide che è vero, il potere nasce dal linguaggio, dalle parole. E come fa a ribellarsi? Decide che lui le chiama le cose, diciamo così, come vuole lui, contro la semantica. Perché dice, la semantica o è violenta, oppure è un'opinione. Cambia il significato alle parole, dà un suo proprio significato. La canzone ha questo titolo, analfabetizzazione, che è molto più semplice di quello che sembra, il contrario dell'alfabetizzazione, il contrario dell'imparare l'alfabeto, che sarebbe la lingua del potere. Ribellione estrema al potere. È un'utopia, mi direte, lo so. Ma allora? Siamo sicuri che la sinistra in Italia non abbia sempre messo le utopie sotto il tappeto come della spazzatura da non guardare? Le utopie non arrivano da nessuna parte, certo è vero, è il loro modo di essere, il loro senso, però da qualche parte ci portano. E tutti i viaggiatori sanno che il bello del viaggio non è arrivare, ma viaggiare. Sasso, ma perché fosse duratura sì, ma non viva. E i miei amici li ho chiamati piedi, ma perché ero felice solo, ma quando si partiva. E il mio mare io l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano.
ed il mio cielo io l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile, le pagine le giravo sempre e con il fuoco. Nessun maestro è stato mai talmente bravo da respirarsi il mio ossigeno, non è il mio gioco. Piacere, ma perché la semantica è violenza oppure è un'opinione, ma non è colpa mia, non saltatemi addosso, non sarà mia voglia di libertà, oggi anche bisogno di confusione. Ed il piacere io l'ho chiamato il dovere, perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere, infine rifondare. L'alfabeto della vita sulle pietre di miele della bellezza. Con la sua solitudine non l'ho mai salutato come tale, però ha accolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza quando ho chiamato prigione la sua felicità. E il potere da quel giorno mi insegue, mi insegue con le sue scarpe chiodate di paura, mi segue sulle sue montagne, a quelle montagne che io chiamo pianura. Grazie mille, siete ragazzi meravigliosi, siete tutti in rete tra voi, sì, siete ragazzi meravigliosi. E poi, sempre su questo discorso del potere, verso la fine, mi raccomando, tranquilli, pensate però alle domande e al dibattito. Uno che riflette tanto per tanti anni e costringe anche i suoi gentili spettatori, ascoltatori, diciamo così, a riflettere su questo, a un certo punto ha il bisogno, scusate, di farsi avere anche una specie di immagine del potere. Com'è? Che faccia ha? Lo riconosco se lo vedo? E allora qui la storia è un po' lunga, un po' di pazienza, perché io da giovane
ero veramente molto timido e parlavo pochissimo. Ricordo una volta che mia mamma mi disse: Claudio, quest'anno in casa hai detto 17 parole. Naturalmente, per mantenere il record, non risposi. Invecchiando, il mio psicanalista, che ha una grande villa in Sardegna, grazie a tutte le sedute che ho fatto, mi ha, secondo lui, guarito, secondo altri mi ha dato la malattia opposta, e cioè parlo sempre, parlo troppo. Quindi abbiate un po' di pazienza. Qualcuno magari cronometri 3 minuti, allo scadere di 3 minuti, comunque, dovunque sia, io smetto. Allora, come dicevo prima, vengo da Bologna, una città che mi ha dato molto, una città meravigliosa, soprattutto negli ancora inspiegabili anni 70, un laboratorio politico, culturale, civile, la Parigi d'Italia si chiamava, con questa meravigliosa Piazza Maggiore, in cui gli anziani pensionati, che oggi guardano Rete 4 al mattino, andavano invece a discutere, e discutevano sostanzialmente di politica. È incredibile, quando c'erano le elezioni, con i tabelloni elettronici, tipo quelli delle vecchie stazioni, naturalmente erano sempre lì, in gruppetti che veramente appassionatissimi discutevano. Poi, sapete come sono i vecchi, no? Litigavano ferocemente e dopo 3 minuti si erano già dimenticati. Questa ve lo devo dire perché è un dialogo, secondo me, incredibile. Uno di questa discussione dice però: sta zitto tu che bevi tanto. L'altro risponde: è vero, bevo per dimenticare. Il primo: ma cos'è che devi dimenticare? Il fatto che bevo. Con una grandissima apprensione per i risultati, non per le percentuali che ogni tanto uscivano. Dicendo la verità, francamente, in quel periodo il Partito Comunista oscillava a Bologna tra l'87 e il 92%. Non c'era proprio, diciamo, questa attesa spasmodica, però c'era, e questo mi faceva molto piacere. Quindi, meravigliosa esperienza a Bologna, meravigliosa formazione. Bologna ha anche un grande difetto, un grandissimo difetto, che è a solo 100 km da Rimini. Rimini che è l'opposto. Un paradiso dei divertimenti, giochi, flipper, ragazze. Oddio, non che a noi ci dispiace le ragazze, però, come dire, sapete cosa stanno facendo a Rimini questa sera? La notte rosa. Ho detto tutto? Penso di aver detto tutto. L'ulteriore problema è che i miei genitori avevano una casa a Rimini e mi ci volevano portare quasi tutti i fine settimana. E devo dire che quasi sempre ci riuscivo, sono sempre stato un tipo molto tenero. Io provavo a difendermi, no? Dicevo, una volta ho detto: guardate, ho preso un cofanetto di un pensatore tedesco, sono 6 volumi, è difficile, però ho cominciato a leggere le prime pagine, mi sembra una cosa molto interessante, quindi magari questo fine settimana sto a casa da solo e continuo a leggere. Chi è questo? Oh, dico, un certo Marx, ebreo? Sì, dai, per favore. Sempre queste cose, guarda qua, tante pagine, non ce la fai. No, vieni. Lieve cambio di strategia. Guarda, ho trovato un raccontino molto bello e anche abbastanza breve di un altro ebreo che scrive in tedesco. Ma questo veramente mi prende, me lo vorrei leggere questo fine settimana. Di cosa parla Claudio? Dice mia mamma. Oh, di un uomo che diventa uno scarafaggio. Per favore, vieni a mare, lì ti diverti, c'hai tanti amici, nuoti, nuotare fa molto bene allo sviluppo del corpo, diventerai un ragazzo alto, grande, bello e pieno di capelli, eccomi. Però nell'esperienza della vita non c'è mai fine. Facendo questo lavoro giullaresco e vagabondo e zingaresco, direi,
Molte volte mi sono fatto il treno in quella linea, la linea adriatica, no? Da Bologna, poi si arriva a Rimini, appunto, si prosegue fino a Foggia, fino a Brindisi e forse oggi fino a Lecce addirittura. E guardandolo, questo mare adriatico, che tanto mi aveva tormentato da giovane, mi sono detto che forse era quella l'immagine del potere che io cercavo e che avevo, forse l'avevo trovata, qualche cosa di non sanguinario, di non violento, immediato, distruttivo, compulsivo, eccetera, no, peggio, qualcosa di grigio, monotono, continuo, lento, che però ti assale i fianchi con un'ostinazione a cui tu prima o poi cedi. E allora ho scritto questa canzone che si intitola appunto Adriano, che ora vi leggo, perché forse l'immagine del potere che io ho è questa. Poi forse la condividiamo, forse no, ma tanto c'è il dibattito. Ci sono olandesi a Rimini, a parte qualche turista, non ci sono ingegneri idraulici con progetti di riconquista, non ci sono terre da recuperare, niente battaglie, tutto a posto, sembra che debba averla vinta. Il mare. Ma è certo. Lasciarsi prendere non va sottovalutato, smettere di difendere le ipotesi del passato, lasciarsi andare in un mare tranquillo che si lecca la riva di cui è innamorato. Guardalo l'Adriatico come si muove piano. Questo mare è un po' antipatico e triste, che non promette viaggi, che non ci porterà mai lontano, che non ha più sorprese ma soltanto coste e isole già viste. E riflette il cielo poco sereno di questi giorni da dimenticare, vissuti senza storia, il cuore sotto al livello minimo. Del mare. Certo, lasciare un premio. Il gioco non è cambiato. Forse è saggio. Sapersi arrendere, qualcuno dice, tenendo il fiato, forse è saggio restare fermi ad osservare un abisso mediocre e guardarsi galleggiare. Eccolo, eccolo l'Adriatico che viene a prenderci piano piano, col suo ritmo matematico e lento. Ecco il vecchio padre saggio che non ci ama e che noi non amiamo, ecco il sonno non lontano, ecco il bicchiere dentro a cui anneghiamo.
a Rimini, tranne quelli delle colonie, poveri soldatini, minimi, gelati in pasto alle cerimonie, ma resistono loro, resistono e sanno ancora progettare argini immaginari, sponde, dighe, barriere da non abbandonare. Ma poi a sera, imbronciati in faccia al mare, non hanno vecchi a cui domandare, perché questo Adriatico si muove così, così piano, eppure è così fanatico e forte, e perché fa scomparire sempre tutto quello che noi costruiamo, perché non ci abbandona mai, ma è poi perché noi non lo dimentichiamo.
abbiamo cominciato parlando d'amore e non vorremmo però che voi vi foste fatti una cattiva idea di noi. Per noi l'amore non è solamente orizzontale, per così dire, ma anche verticale. Quindi vorrei adesso raccontarvi qualche cosa che riguarda questo amore verticale, cioè verso i padri. I padri ne ho avuti tanti, culturali naturalmente, e uno biologico. Allora, cominciamo da quelli culturali. Siamo a Roma. In uno scantinato, il cui palco è grande un quarto di questo, in un locale storico. E poi vi spiego di che si tratta. Con uno storico gestore, o io preferivo chiamarlo tenutario, questo palco aveva un siparietto rosa, fiorellino, senza nessuna allusione, per povertà. E lui mi ha chiamato molto spesso nel suo locale. A quell'angolo là, vedete dove c'è la piantana con le luci, c'era... Allora esistevano le cassette, c'era un piccolo registratore a cassette che lui azionava prima di ogni concerto. Il pezzo che usciva inevitabilmente, necessariamente, sempre da questo piccolo registratore a cassette era l'Internazionale. Poi tirava su a mano naturalmente questo siparietto e c'eravamo il maestro Capodacqua e io. Pensate che libidine. Però, un locale molto famoso, la leggenda dice che ci sia passato anche Bob Dylan da giovane, poi ci sono cresciuti degli grandi cantautori italiani come Francesco De Gregori e un altro di cui adesso non ricordo il nome, però insomma un famoso tifoso della Roma, come sicuramente voi sapete, dopo dirmi nel dibattito potrete dirmelo. Il locale si chiamava Folk Studio e lui si chiamava Giancarlo Cesaroni. Che cosa mi ha insegnato Giancarlo e questa esperienza nel Folk Studio? Che quello che noi stiamo facendo questa sera, per nostro piacere e spero anche per vostro, ma qualcosa ci sta ritornando della vostra emozione, ve ne siamo grati, non è un lavoro, non è una carriera, non è niente che ha a che fare col futuro, con i soldi, è qualche cosa di diverso, è qualcosa di più. È uno scambio, è uno scambiarsi. Emozioni, sensazioni, pensieri, parole, le cose, come si diceva prima, probabilmente più importanti. Quando Giancarlo è morto qualche anno fa, stranamente, nessuno ha scritto nulla per lui. Così ci ho pensato io. E ho scritto questa canzone con la vi canto, che si intitola appunto Folk Studio. Tempo di vita, che vita non è. Ed è chiaro che i giorni che passano lasciano il segno nelle tasche, nei pugni, nei sogni e negli occhi che ho. Poi magari mi incanto, mi fermo e mi invento un disegno, carta verde, lontana, gonfiata da un vento del sud. È lontano quel fiato di mare e sei lontano anche tu. Non è proprio questione d'amore, è qualcosa, ma è qualcosa di più.
maschere, senza fare din din, una musica sciocca che esce da un telefilm, a respirare nel cielo del mondo e non poterlo toccare. L'allegria è un pallone rotondo che non sa dove andare. E poi del resto la gente alla fine vuole muovere i piedi e scalare montagne davvero più alte di te, che rimane col fiato di vino a soffiare vetrato. La tua musica, un soldo di zucchero, ti aspetta un caffè. E c'è di nuovo la luna del cielo, forse, forse la TV. Non è proprio questione d'amore, è qualcosa. È qualcosa. È qualcosa. È qualcosa di più. Secondo me ha insegnato a tutti in Italia a scrivere canzoni non allineate, canzoni tipo particolare, non uso più quella brutta parola impegnata, veramente ha fatto tanto male anche a tutta la sinistra europea, secondo me, poi c'è il dibattito, ma ne possiamo discutere. Era un simpatico, anarchico, ubriacone, livornese, che pochissimi conoscono in Italia, questo mi dispiace. Se qualcuno lo conosce dice il nome, dopo viene dietro, c'è. Va bene, abbiamo tre o quattro premi dietro da dare, se voi presentate, io ho detto Piero Ciampi, c'è, perfetto. Allora, è difficilissimo trovare le sue opere, però io molti anni fa, non so quanti ormai, ripeto, come dicevo all'inizio, conta in decenni, 10, 20, 50, mi dice Paolo, e sono riuscito a trovare un doppio CD della RCA, cioè un meraviglioso cane selvatico. Ecco, vi intrattengo solamente su questo. Il primo, se naturalmente ce lo avete, avete la fortuna di averlo, andatevelo a sentire magari stasera e fate una carezza ai bambini e dite: questa è la carezza di Piero Ciampi. Non so come la possono prendere. Comunque il titolo è Ho tutte le carte in regola per essere un artista, che mi sembra un bel titolo, interessante, no? A me viene voglia di ascoltare una canzone che si intitola così. È un pezzo naturalmente strano, particolare, alla Piero, no? Anche come struttura, non ha la struttura tradizionale della canzone pop italiana. Due strofe, ritornello, ponticello, una strofa, ritornello, ponticello, chiusa. No, è molto strano, non si sa bene da che parte vada. E poi ha un altro difetto, è strepitoso, è molto lunga, dura più di 5 minuti. E credetemi, io non ho tempo di raccontarvi delle esperienze personali, perché sarebbe anche divertente, ma molto, molto lungo su questa cosa. Se posso dirla come va detto, mi hanno sempre rotto i coglioni. Sono troppo lunghe queste canzoni. Sono così, vabbè.
Comunque, quando Piero finisce di cantare, si sente, secondo me, il tecnico del suono, il tecnico che sta registrando, che mette il suo ditino sul potenziometro e azzera tutto con una velocità che francamente è violenza. Come dire, vabbè, finalmente abbiamo finito, dai, andiamo, andiamocene a mangiare, basta con sta storia. Allora, questo mi ha fatto molto dispiacere, perché per esempio Piero che cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato questo, la musica, diciamo così, pop, leggera, in cui lui fra l'altro ha anche cercato di inserirsi. Ha una specie di forma di imbuto, con l'ingresso molto grande, ma lo sfiatatoio molto piccolo. Non ci passa quasi nessuno, e quindi mi ha insegnato questo. Non ti ci provare neanche. Ed è un insegnamento che io ho apprezzato molto. E quindi mi sono permesso di dedicargli queste quattro quartine che vi leggo, che si intitolano I musicisti di Ciampi, dove per i musicisti non si intendono proprio le persone con cui i miei amici stasera che suonavano con lui, che anzi erano anche persone carine, che volevano bene, ma i musicisti come l'industria, all'epoca c'era, no? L'industria della cultura, l'industria della musica, qualcosa che in un certo senso non esiste, ma che avendo un straordinario bisogno di identità, se può, ti stritola. Quelli dietro che hanno fretta di finire e che non sanno cos'è amarsi, cos'è amarci. E poi li vedi, e sembra un film di Fellini, a uno che ride con lo strumento, e Piero è lì con un bicchiere in mano e sa che avrà da fare ancora con il vento, lui sa che avrà da fare ancora con il vento. C'è anche, naturalmente, ed è l'ultimo, scusatemi, dovrei abusare della vostra pazienza, un ultimo che è il padre invece è biologico, i cui geni ho ereditato, che non avrebbe mai e poi mai voluto vedermi qui, questa sera, in questa situazione, in tutte le altre centinaia, forse migliaia di situazioni che io
ho vissuto così, a cantare delle canzoni, a dire delle stupidaggini, accompagnandosi con degli altri desperados, eccetera. No, ingegnere, medico, avvocato, notaio sarebbe stato il massimo, perché i notai fanno più soldi di tutti. Papà, non ce l'ho fatta, non ti ho seguito. Siamo stati sempre molto distanti, però c'è stato un momento, uno solo, in cui ci siamo toccati, ed è questo momento che vorrei raccontarvi. Uccido un po' il tuo viso, e tante volte già mi aveva intimorito, e tu mi chiederai un ultimo sorriso, un gesto di pietà che avrei non meritato, quando la morte ha allentato un po' le braccia, e tante volte già mi avevano piegato, e tu ricercherai i miei capelli, faccio per farmi la tua prima ed ultima carezza. Allora ti amerò, sì, allora quando avrai la tenerezza che non hai avuto mai, allora ti amerò, sì, ma tu non lo saprai, e per tutti e due sarà troppo tardi ormai. Ti avrà fatto abbassare gli occhi, che tante volte già mi avevano ferito, col disprezzo di chi non ha mai chiesto aiuto, e tutto ciò che ha lui se lo è costruito. E quando la morte avrà disperso quel discorso, che tante volte già mi avevano mentito, la sincerità del tuo il nuovo silenzio potrà farmi scordare di averti mai sentito. Allora ti amerò, sì, allora quando avrai quell'umiltà che no, non hai avuto mai. Allora ti amerò, sì, ma tu non lo saprai, e per tutti e due sarà troppo tardi ormai. E quando la morte avrà scacciato la paura che per tutta la vita ti è stata concubina, e avrà fatto di te il più grande, e il più grande di noi, l'eroe che si rallegra della guerra vicina. E quando la morte avrà sconfitto il compromesso a cui la meschinità ti aveva condannato, e il lampo dei tuoi occhi si non sarà contento di vivere da uomo almeno un momento, allora ti amerò, sì, allora quando avrai il coraggio che non hai avuto mai, allora ti amerò, sì, ma tu non lo saprai, e per tutti e due sarà.
troppo. Grazie, grazie mille. Scusatemi perché intanto mi si rompe la voce, perché se mi immedesimo troppo in quello che canto mi commuovo. Beh, pazienza, sono un po'. Un po' grosso. Rimane perfetto. Ora si apre la seconda delle cinque parti del concerto. E qui vi portiamo in un'altra storia. Vi portiamo in un'altra storia che può ripartire sempre da quella piazza che vi raccontavo prima, no? I vecchi appassionati. E non c'era solo quello, non c'erano solo quei vecchi appassionati. A parte che la piazza è ovviamente, almeno era, non lo so, il centro della vita di una città. I greci, e qui ne sapete, ciao di noi, la chiamavano l'agora. Era lì che discutevano e decidevano, lì che è nata la democrazia. Ecco, qui si racconta questa storia un po' a pezzetti della cosiddetta democrazia moderna, postmoderna, attraverso vari momenti di vita vissuti nella bellezza meravigliosa. Siete mai stati a Bologna, la piazza maggiore di Bologna? Ce ne sono tantissime altre, naturalmente, altrettanto belle, forse anche di più, però naturalmente i valori affettivi sono qui. Un po' di storie concentrate su questo cuore pulsante di una città, di un periodo storico, di una generazione. Musici, a voi. No, ma lui, ve l'ho detto, si innervosisce ogni tanto perché prima del concerto prende degli eccitanti, va? Ci posso fare. Hey, look.
stiamo per terra, quando vediamo passare un 13, un gol o un miliardo. O quando non vogliamo inclinare il meraviglioso equilibrio di una obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire. Piuttosto che abbassare la faccia, è vero, anche cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro interno in estate, è vero che i poeti ci fanno paura, è perché quelli che accarezzano non troppo le gobbe, amano l'odore delle armi, odiano la fine della giornata. È perché quelli aprono sempre la loro finestra, anche se noi diciamo che è una finestra sbagliata. E non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce, vero, e abbiamo tanto da fare e non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non conosciamo stare insieme e non conosciamo i nostri fratelli. È vero che viviamo il sangue dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma io le ho visto anche dei miei zitti infelici, vorrei seguito a farle pure e rotolarsi per terra. E sì, io ho visto anche dei miei zitti infelici e in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendette e di guerra. Che crolla a un
treno è saltato. Si è fatta pestare dalla polizia,
succede? Una televisione, in bianco e nero. Vediamo le immagini degli ultimi due o tre elicotteri americani che se ne vanno da Saigon. Tornano a casa loro, il piccolo Vietnam ha vinto il Golia americano. Beh, giorno di festa, no? Tutti i titoli di giornale. Vergognosamente finisce. E allora, in quello stesso identico giorno, un grave lutto personale e mescola le sangue e confonde le idee. E mi dice che non so veramente che cosa potrà succedere. Un primo maggio sul Vietnam e il sangue negli occhi delle mie
costa niente oggi essere lì e morire senza il sole e via. Sapore di morte, oggi dal Vietnam, ma forse mio padre qui e io mi confondo. E che sapore di sole, oggi dal Vietnam, ma forse proprio il sole qui io mi confondo. E confondo la testa con il mondo. Con il mondo, col Vietnam, e confondo i miei occhi con i tuoi. E che titolo rosso oggi sul Vietnam, ma forse mio padre io qui quello che abbiamo fatto.
abbiamo vissuto il tempo passa. Noi siamo anche capaci di fare. E così mi riporto sempre. Più bella che pazza,
la piazza, Tiana, come hanno troviamo? Tanti amici. Ricomincia la discussione, sono momenti quasi felici. Allora, guarda, io faccio il buffone, e dove sarà la cultura operaia? Anna che scuote la testa, lei che dice di no. Sola e si è stancata a riprenderci in giro, e il vicino è un coglione, sentiamo dire, e l'alternativa nella cultura non è solo ideologia, l'alternativa è organizzazione, ma Anna si arrabbia, basta parlare, Anna si alza, andiamo via, e mentre la strada mi fa perdonare, c'è Anna che grida alla sua anarchia, Anna è imprendibile più di un momento, Anna dà un bacio alla piazza e poi se ne va. Ci respingono indietro,
a come ho vissuto come un ragno nella stanza. Riprendiamo le mani, riprendiamo in giro, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e la potenza. Ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce. È vero che abbiamo tanto da fare qui e non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma io ne ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. Io ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore levarsi di luna. Ubriacarsi di luna, di vendetta, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici corresi dietro a far l'amore e arrotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in piazza Maggiore ubriacarsi di luna, ubriacarsi di luna, di luna, di vendetta e di guerra. Soprattutto soldati, il fisico bestiale alla vettura elettrica. Thank you.
vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, appena la schifo o malinconia. Se un ladro muore, se si arresta una puttana, e se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui e ti tieni stretta ai denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno si riprende il vento. La domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni per le tue chiese, in ogni città, in ogni paese, hai presto ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, è così grigio, è così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Piccola borghesia, per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Godi quando gli anormali sono trattati da criminali, e chiuderesti in un manicomio e tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando devi indagare su un falso in bilancio ex fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti e fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, e hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Sia, per vicina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, appena schifo. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, o chi lo fa per più di due ore, o chi lo fa in maniera strana, di disgrazie più addormentate, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettacolare in nome del civile rispetto, è sempre fissa lì a scrutare un orizzonte che si ferma al tempo, è sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, è sempre pronta a leccare le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia. Ecco, qui vi chiedo un attimo di time out, perché c'è l'ultimo verso, che è quello incriminato. Eh sì, incriminato. Ve lo dico, però dopo ve lo devo dare.
e il Bentham Jones di Spazzolini. Va bene, non è successo, non è andata così. Ok, è tutta colpa mia. La piccola borghesia non è sparita su Trento, anzi, anche in senso proprio di statura fisica, è aumentata nei posti di potere che c'è ancora. Per molti, molti, molti anni. Ma pensate a me, 16 anni, gira con la chitarra in mano, no? Nel corridoio di casa sua, nella sua stanza, con le sue libri alle pareti. Ma potevo immaginarmelo io. Scusatemi, io potevo immaginare qualcosa, non dico neanche qualcuno, qualcosa come Calderoli. Abbiate pazienza, non è colpa mia. Quindi vi prego, gentile pubblico, non dovete avercela più. La diagnosi è giusta, la prognosi è sbagliata, ma siamo un paese che sbaglia volentieri e con amore. Non, è, non abbiate ciò. Però siccome le parole, come dicevo prima, la musica, sono più vere della storia, io la canzone ve la finisco comunque. Maestro. La vecchia piccola borghesia, la vecchia gente, la di casa mia, per piccina che tu sia, diventa un giorno, forse, eventualmente. Dipende anche un po' da come vanno le situazioni fisiche, personali, la salute, sono tutti abbastanza anziani. Però ti spazzerà via! Ricordo che sono meravigliosi zingari, Roberto Soldato alla chitarra elettrica, un fisico bestiale, Paolo Capodacqua alla chitarra, non so, chitarrista molecolare, Danilo Tomasetta, Giulino Suonante, e grazie, grazie a voi, grazie. Guarda, non è arrivato ancora, non ci vedo più. E va bene, questa è una cosa assolutamente fuori dall'ordinario, nel senso che il bis, il trispio, chi se ne vuole andare, non può andare naturalmente. Voi ricordate che abbiamo, questa è solo, questa adesso finisce il secondo tempo, su quattro, e poi c'è tutta la questione del... Però penso, se, non so se sono eccessivamente autoreferenziale, credo di essere riuscito in parte a spiegarvi, me lo auguro, che cosa volevano dire quei versi di Milano. Pensavamo a una torre, scavavamo nella torre. Pensavo. Però, dico, è una cosa straordinaria perché la richiesta di bis viene... addirittura da uno della mia band, l'ermafroditismo musicale, non c'è più, non c'è più religione. Vabbè, ve la facciamo comunque volentieri. Di una vita vissuta ora,
e di gente che non sa più che far l'amore. E ti dico la malinconia, e di vivere in periferia, e del tempo grigio che ci porta via. Io ti racconto la mia vita, e il mio passato, il mio presente, anche se a te lo so, non importa niente. Fatte di angoscia più comune, a vita e tormenti di alle persone strane, e di domeniche feroci, abbassate ad ascoltare le voci di amici reclutati in pizzeria. E io ti racconto tanta gente vive e non capisce niente, alla ricerca di una compagnia. Questa che finisce male, alle falsità di una città industriale. E io ti racconto il sogno strano di inseguire con la mano a un orizzonte sempre più lontano. Io ti racconto la nevrosi di vivere con gli occhi chiusi alla ricerca di un po' d'allegria.
grazie ancora, veramente, per stare in giudizio. Il quinto singolo della serata, grazie.